Ladies and gentlemen, we are introducing... L'ha fatto partire, cosa vuol dire? No, grazie. Ehi, fa straridere perché sgrandangola, quindi c'hai tipo la testa che è totalmente coperta. Da spaventato tantissimo. Hey, today is a big day actually. We have a sailing boat booked from 4 to 8 for the sunset. Amazing. And we're gonna be sailing around Ortigia, which is the famous little island next to Syracuse. And it's a very historical place. And so we are shooting the intro for Italiano in Sicily, the first video coming from the boat, kind of like Jack Sparrow style. We're gonna see what's up. These are dry tomatoes, like speciality from here, from Sicily. Before he raised the freaking spoon and killed all the freaking... Il puto agenzia, il puto spacca, il cellulare spacca tantissimo. Guarda qua quanto gocciola. Buonasera, so. Allora, aspetta che... L'inglese lo parli, no? Poco e male. Gioele is, Gioele is the friend from Palermo. He came here to Syracuse, actually to Palazzolo, because he has a girlfriend from Palazzolo. Visiting Palazzolo, I invited him to the boat, which is that one, I believe. Wow, oh. Sick. Z. Ciao brother. Quindi siamo in mare un paio di giorni, insomma. Quindi stay. Ok. Buonasera. Ciao. Mario, piacere, Franco. Ciao. Ma lui non è di Puebla, lui è ragazzo. Ciao. Sei di Puebla. Stefano, piacere. Sei di Puebla. Eres di Puebla. Stefano. Encanta Puebla. Salve. Puebla. Sì, sì, sì. Stavo allá. Muy hermoso, muy hermoso. Todo el México me gusta muchísimo. Oh, ma che ci fai qua? Lavoro. Cioè tu sei venuto da Puebla per lavorare sulla... Sì, un progetto internazionale. Ciao, ciao, ciao. Gioele, Paola e Stefano. E Stefano. Ciao. Dai, allora dobbiamo camminare tutto il pontile da questa parte, la barca è laggiù. Ah, ok, ok. Ti posso dare una mano? Minchia, mi aspettavo. Franco pensava fosse quella. Io pensavo fosse quella, però. Franco era già lì. Questo è un drone. Ah, ok. Quindi se lo lanci per terra con forza non succede niente. Ok. È un Tahiti Cancer, il modello. Sì. È stato fatto, questo modello è stato ideato nel 22 in Florida ed è stata la prima barca, una delle prime barche per, concepite per il piacere, il diletto della navigazione, quindi non più commercio, pesca, ma solamente quello che noi chiamiamo oggi il diporto. E tu l'hai comprata qua o l'hai vista in Florida? Qui, detto? Ho iniziato un lento restauro e ci lavoro da 4 anni. 4 anni. We're going! We're doing it! It's gonna be scary to fly drones on a boat, especially this size, because then to grab it back is always like a painful experience. Because you're constantly moving on a boat. So the drone as well is moving. How's it going? Good! Four in the Sei andato vicinissimo per caso? Tieni, dai, trona un po'. Ma è sempre così questa procedura di atterraggio? Questa è complicata. È complicata, vero? Anche perché chiaramente non si vede, però ci sono quasi 20 nodi di vento. Eccolo lì, lui. Non ho paura, io sono qua. La fa? Piano piano. Non aver paura, abbiamo la batteria, non ti preoccupare.
picchio col piede lì. E giù. Buona. Come è andata? Succede. Cioè, almeno con questo non ti taglio le dita, perché con l'altro mi taglio le dita. Andata bene! Andata bene! Vai, riprendere un drone è sempre bello. Vabbè. Come stai? Le mie mani bene, tu non lo so. No, non mi ha tagliato. Con l'altro mi ha. Siamo evitati il drone. Perché il drone là. Invece che saltare dal sopra, dal davanti, salto da lì dove sei te. Alla coppa. Per questo ti dico, tu dirai ora! Ok, we're preparing now for the big shot. The first shot of the series. I'm gonna be on the boat and then jumping in the water. But we have a couple of problems. So the wind is very strong right now. Extremely strong. And so we cannot fly the drone. We thought about, at first we thought about this shot, taking it with the drone in front of the boat and put the anchor, but it doesn't work because it's too windy. So instead we move to the back. I'm gonna be in the back, I'm gonna be next to the sailor man. Italiano Sicilia giorno numero uno! And that's a boat he's gonna say, hola! So we're gonna jump. So let's change. Poi un po' di preparativi non ho caldo. Pronto, Franco? Sì, Franco, sei un po' provato, ti vedo. Oh, down there it's fucking clay. Là dentro è terribile. È terribile. Sei uscito con due occhi rossi. Come sei fatto? Fattissimo. Andato sotto, si è calato di tutto ed è tornato. Sì. Okay, ragazzi, vado un attimo a prepararmi. Inizia lo show. But today is pretty windy, so he's like, I'm understanding 30% of the things you're saying, and he's understanding 20% of the things I'm saying. I think it's gonna work out at the end. Non ce lo scivolo. Però qua non possiamo ancora. Standard per un secondo, Ci fanno un culo così e ci ancora un po'. Non c'è. Allora, vai, quindi. Mi butto, mi viene a prendere, vero? Sì. Non sì. Sì, certo. Sì. Per farlo sapere. Perché devo anche prendere la scaletta. Ho dimenticato, mi sono appena ricordato che qua dentro c'è il melone. E noi avevamo il melone. Abbiamo il melone. Che Cagliari. Cacciamo fuori il melone e mangiamolo, ragazzi. Quante cagate faccio nella vita. Fai qualche prova. Allora, tu sarai seduto qui, no? Timone? Sì. Io dirò Italiano Sicilia giorno numero uno. Appena vedi che Stefano va indietro e si ferma, appena si ferma il suo movimento, tu dici ora, guardando me. Oppure, anzi, guarda in avanti, è più stiloso. Bravo. Okay. Ce l'hai, no? Sì. Ok, l'italiano dove è? Ora! Bene. Ti devi buttare. Io mi butto, Fra, no? Bravo. Cioè ti posso dire dove devi buttarti, perché se no più indietro, cioè in là. Dimmi quanto, ti vedo dal costume in giù. Perfetto. Vado indietro qui, c'è lui. Aspetta che. Dimmi quanto. Ma anche questo è dietro le quinte, eh? Eh? Siamo pronti? Esperienza particolare, vero? Esperienza particolare. Unico. Ok, ci siamo? Vai! Siamo? Vai un po' in alto. Vai. Ok. Aspetta. Ok, vai. Italiano in Sicilia, giorno numero uno! Ora! Andiamo a mare, dai! Vai Franco, nuota! Bravi ragazzi! Vai Franco! Franco saluta, saluta, vai! Franco, come ti come sei? Vai! Te. Perfetto! Vieni, parlo con la borsa! Oh no, ho dimenticato di schiacciare il bottone! Classico bastardo. La guardia costiera se ci guarda, là dice questi coglioni. Ragazzi, che sennò che cazzo stanno facendo? È stato facilissimo alla fine. Italiano in Sicilia, dopo numero uno! Quando è venuto di là? Bello, bello, Franco.
Minchia, che stile! Non la dobbiamo rifare. Non penso. Era acceso. Adesso la guardo bene.